Il consorzio Garda Colline e Garda Hills, nato meno di un anno e mezzo fa, per opera di imprenditori del settore turistico dell'accoglienza e di operatori della comunicazione, si è posto come obiettivo quello di promuovere il territorio del Basso Lago, l'anfiteatro morenico del Garda, un territorio stupendo per la sua biodiversità, per la sua storia, per le sue caratteristiche, un territorio di cui penso tutti ci siamo innamorati, perché è effettivamente di grande suggestione. Oggi, io mi sono insediato qui 25 anni fa, dopo 25 anni io sono ancora innamorato di questo splendido territorio e quindi spero che questa, operazione di visibilità che noi abbiamo cercato di avviare, grazie anche a Cassa Padana che si è unita a noi, e abbiamo realizzato questo filmato che, vi proponiamo e speriamo che vi emozioni come quello che abbiamo realizzato attraverso la guida, attraverso il portale e attraverso le altre nostre realizzazioni. Buona visione. Un gruppo di operatori dell'offerta turistica e del mondo della promo-comunicazione ha creduto in un progetto e nell'utilità di identificare, nel territorio dell'entroterra collinare del Garda, una possibilità di sviluppo socio-economico sostenibile, con particolare attenzione al fenomeno turistico. Il consorzio ha una duplice attitudine. Da una parte si guarda dentro offrendo servizi e stimoli alla ricerca di una identità territoriale, e dall'altra guarda al mondo esterno, offrendogli di scoprire la realtà e soprattutto la vivibilità delle splendide colline. Garda Colline non è uno dei tanti gruppi di interesse che vogliono affermare le proprie attività al fine di aumentare il personale, legittimo profitto, ma è costituito da un gruppo di persone che credono nel valore del proprio fare e riconoscono al territorio in cui vivono un ulteriore valore che rende unico e irripetibile questo rapporto. La riscoperta delle antiche tradizioni della pigiatura dell'uva in questo scenario incantevole per la promozione del territorio di prodotti tipici della nostra terra. Qui siamo sulle ultime colline moreniche che sono l'avamposto proprio della pianura padana e quindi ci troviamo in una terra feconda per la vite e anche per l'ulivo. Sono delle colline meravigliose con dei prodotti tipici di alta qualità. Il territorio, le sue bellezze naturali e storiche, i saperi delle persone che lo vivono, il rapporto conviviale e costruttivo che si instaura con l'ospite, realizzano un grande effetto di positiva e reciproca gratificazione. La propria terra, dove si vive il quotidiano e si esprimono le proprie professionalità, la cultura del paesaggio e il senso del luogo, diviene la casa di tutti. Uno dei protagonisti di questa manifestazione e di queste colline è il Custozza, il vino Custozza, un vino prezioso, un vino particolare con un bouquet ampio e delicato, particolarmente adatto al pubblico femminile. Un vino che caratterizza queste zone e accompagna i piatti che vengono prodotti in questa terra in modo esemplare. Questo vino si sta sempre più facendo conoscere sulle piazze di tutto il mondo proprio per la sua particolarità e la sua unicità, che è pari a quella dei territori in cui cresce. Il protagonista del Garda Colline è il vino Lugana,
un vino lombardo-veneto che riguarda due province, il territorio bresciano e il territorio veronese. Questo vino è legato molto al clima del lago di Garda, che gli conferisce quindi la possibilità di avere una grande struttura. Un vino legato molto anche al territorio, a quanto riguarda il terreno, molto argilloso, e conferisce questo prodotto una grande sapidità. Un vino che oggi vogliamo diffondere anche per un discorso di longevità. Si può non affrettarsi a berlo subito, ma si può bere anche nel tempo. Di più grande importanza è Lugano Superiore, all'interno dello stesso territorio del consorzio, però di più grande importanza. Un vino che si può bere solo un anno dopo la vendemmia, molto più strutturato e più importante per i mercati sia nazionali che internazionali. Casa qua. Tratteggiati i primi impegni, nel 2007 si sono messe a punto alcune importanti realizzazioni, come l'edizione della guida cartacea e del portale web in italiano ed inglese, nonché la manifestazione Garda che colline, una serie di 5 eventi in 5 paesi del territorio. Quest'ultima attività si è resa possibile anche grazie all'importante contributo economico e professionale di Cassa Padana, che come partner condivide l'impegno di Garda colline. Quello che vi sto presentando è il salame morenico di Pozzolengo, denominazione comunale d'origine. Una istituzione voluta anche dall'amministrazione comunale, dal nostro signor sindaco, molto appassionato di questo prodotto, con la volontà dei norgini che hanno afferrato questo discorso. Il prodotto già sul nostro territorio era già conosciutissimo ed è stato valorizzato in una maniera molto strepitosa. I consensi che abbiamo sono tantissimi, le richieste non ne parliamo. Non riusciamo mai ad arrivare a esaurimento delle poter esaudire tutti i desideri, tutte le richieste. Un salame che forse il suo valore può essere giustamente dal tipo di stagionatura, una stagionatura molto lenta, la cernita della carne che è importantissima quando è sulla tavola, che spesso si dice questo va bene, questo non va bene, si usa fare il cotechino. E poi naturalmente la concia è importante, il sale, il pepe, gli aromi che sono importantissimi, che sono quelli proprio che danno i profumi, quel sapore che giustamente la gente rimane molto molto meravigliata e entusiasta di questo. Poi non è finita lì, però quello più importante, tutto è importante, ma l'allevamento, il tipo del maiale che si alleva e la maniera che lo si alleva nelle nostre cascine. Un maiale deve avere almeno minimo un anno di vita, 12 mesi, perché altrimenti la carne non è matura, non ha la sua struttura adeguata che serve. Questa è una cosa molto 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 importante. Tutto di questo ti dà questo risultato di questo prodotto. È una storia che siamo tramandati da tantissimi anni, non è una cosa nuova. Già da moltissimi anni i nostri norcini, i nostri nonni, i nostri padri, che praticamente ci hanno tramandato e che noi molto volentieri abbiamo apprezzato questo. Il comune di Pozzolengo è da alcuni anni istituito la DECO, per la verità è stato il primo comune in provincia di Brescia, tra i primi comuni in provincia di Brescia a istituire la DECO, soprattutto e in particolare il salame DECO. È un prodotto molto interessante per il nostro territorio perché va a ripercorrere quello che è la tradizione, la storia e la cultura della nostra terra.
In questo momento lo stiamo presentando qua appunto in questa cornice di pubblico, io spero che tutti lo possano gradire, sicuramente dietro questo prodotto c'è stato un grande lavoro fatto dai nostri norcini che voglio ringraziare pubblicamente, che hanno collaborato con l'amministrazione per arrivare a un registro, noi abbiamo un registro dove tutti i norcini sono registrati appunto in questa nota e vengono, diciamo così, come un patentino, come un prodotto di qualità ed effettivamente è un segno di qualità che va a contraddistinguere sul nostro territorio questo prodotto che in un certo punto di vista è speciale e va ed è un grande connubio con quello che è il nostro vino, che è Lugana, che è il nostro territorio, mi piace sempre ricordare, è il cuore del Lugana, quindi prodotto enogastronomico salame con il vino. Credo che sia questo un sodalizio incredibile, la nostra amministrazione promuove ed è molto vicino a questi produttori e fa in modo che venga conosciuto in tutto quello che è il nostro territorio, ma non solo nella nostra provincia e vada anche oltre. Qua siamo a Lonato, ideale cerniera tra le due zone più importanti della produzione del vino sulla costa occidentale del Lago di Garda. Qua confluiscono le due zone del Garda Classico e del Lugana ed in più una particolarità per una piccolissima DOC locale che è la DOC San Martino della Battaglia. San Martino della Battaglia è ottenuto da uve di Tokai che è caratterizzato anche da un vino vendemmia tardiva di Tokai, un vino dolce non dolce, famosissimo negli anni passati, addirittura si è trovato un libro del 1820 edito in Francia da un certo signor Julien, probabilmente un Veronelli dell'epoca, che descriveva proprio qua a Lonato la produzione di questo vino famosissimo che allora era considerato superiore al vino di Cipro e al Tokai ungherese. Ecco, a Lonato proprio questa antica tradizione è risorta dopo che se n'era perduta completamente ogni traccia e da alcuni anni si può assaggiare questa vendemmia tardiva di Tokai, che si abbina benissimo ai formaggi verdi, ai gorgonzola e a tutta la pasticceria secca. Degno coronamento, come vino dolce da dessert, di tutte le pregiate DOC del Garda, dal Garda Classico al Lugana e a tutti i vini prodotti in zona. In tutte queste realizzazioni si ritiene di aver raggiunto almeno due importanti obiettivi. L'aggregazione di realtà dell'accoglienza e di intrattenimento, nonché delle produzioni vitivinicole e agroalimentari di eccellenza del territorio collinare delle tre province di Verona, Mantova e Brescia. Aver dato al territorio visibilità attraverso strumenti locali e nazionali, stampa e TV, ma anche internazionali, per ora attraverso internet, tale da proporre di fatto un sistema turistico. Quello delle colline moreniche del Garda. La manifestazione Garda che colline si è tenuta dal 15 al 23 settembre, successivamente a Santa Lucia di Valeggio sul Mincio, Lonato del Garda, Solferino, Volta Mantovana e Ponti sul Mincio, toccando quindi cinque caratteristiche e località delle tre province. La zona del Lugana DOC è una delle prime DOC italiane, visto che il riconoscimento risale al 1967. La zona di produzione si estende a sud del Lago di Garda e tocca i cinque comuni tra i più importanti del lago, tra cui Peschiera, Sirmione, Desenzano, Lonato e Pozzolengo, a formare una stella e diciamo può contare su circa 750 ettari di vigneti. Ad oggi è uno dei vini bianchi tra i più importanti e qualitativamente più rinomati in Italia. È un vino che nasce praticamente da un monovitigno, da un'uva autoctona che risale a circa 2000 anni di storia. Infatti già Catullo parlava di questo vitigno nella Lucana Silva. Oggi il Lugana rappresenta una delle DOC più importanti d'Italia come vini bianchi. I vini sono caratterizzati da una grande mineralità che è data appunto da una caratteristica del terreno, dalle tipiche argille della Lugana. Queste argille di epoca millenaria, scavate appunto in era glaciale, che costituiscono questo bacino di per i vini bianchi di grandissimo pregio.
Oggi il Lugana è un vino che viene riscoperto soprattutto in Italia, appunto per le sue grandi qualità, di vino non solo che va bevuto in età giovane, ma anche per la sua grande longevità. Infatti il Lugana è un vino che nel passare degli anni assume delle caratteristiche, assume una varietà di sensazioni e di emozioni che chiaramente lo differenziano da tutti gli altri vini bianchi italiani. Per quanto riguarda il mercato estero, il Lugana sta acquistando un grandissimo successo, soprattutto sui mercati anglosassoni, sui mercati americani e soprattutto per quelli che sono i mercati tedeschi. I Colli Morenici Mantovani, una realtà piccola ma di grande interesse, non solo dal punto di vista paesaggistico, dai piccoli borghi, ma anche per una realtà enologica molto forte e importante. Il clima è data mite, dato anche dalla vicinanza del lago di Garda, il territorio morenico e argilloso offre alla coltivazione della vite il suo habitat naturale e si estende su un'area di 1000 ettari coltivati a vigneto, e suddivisi in proporzione sui 6 comuni facenti parte del territorio di Colli Morenici Mantovani. Le DOC di riferimento sono 2, il Garda Colli Mantovani, concessa nel 1976, e il Garda, la DOC Garda, del 1996, una DOC più recente. Le uve coltivate sono a bacche internazionali, prevalentemente Cabernet, Merlot e Chardonnay, e vinificati in monovitigno o in assemblaggio, e trovano un'espressione forte territoriale. Una degustazione di prodotti tipici in un particolare allestimento scenico ha affiancato eventi di vario genere, come il Festival Scientifico Mosaico Scienze, il Festival di fine estate di Lonato o la popolare Festa del Torbolin a Santa Lucia, coinvolgendo le aziende di prodotti enogastronomici e la ristorazione per mostrare trasversalmente nel contempo l'intero territorio. Ci troviamo a Ponti sul Mincio, nell'immediato entroterra del lago di Garda, sulle colline moreniche mantovane. Per la precisione siamo all'agriturismo Corte Salandini, uno degli agriturismi più eccellenti del nostro territorio, non soltanto di Ponti sul Mincio, ma di tutto il territorio appunto dell'Alto Mantovano. Ci troviamo ad un appuntamento importante nell'ambito del Festival della Scienza, che è giunto ormai all'8ª edizione dal titolo Mosaico Scienze. E il consorzio Garda Colline è un consorzio di imprenditori privati che è sorto circa un anno e mezzo fa, propone una degustazione di prodotti tipici del territorio. È una degustazione particolarmente significativa e rappresentativa dei prodotti che si possono trovare sulle colline moreniche e mantovane. C'è sempre una prima volta, questa prima volta del premio Garda Hills Award, premio che vedete bellissimo, una stupenda struttura in vetro, molto interessante, molto piacevole e molto legata al territorio. Sarà assegnato al comune che ci ospita in questo momento, siamo nei bellissimi giardini di Volta Mantovana. È un comune che personalmente conosco abbastanza bene, forse più degli altri, magari sono stato un pochino parziale in questa assegnazione, ma mi pare che anche il resto della giuria sia stato assolutamente concorde in questa scelta. Un comune che negli ultimi anni appunto ho potuto seguire perché sono stato invitato per varie manifestazioni enogastronomiche che fanno anche più volte l'anno e ho visto come si siano con coerenza, diciamo, dedicati a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e nel contempo ho potuto vedere come tutto il centro storico sia stato
rimesso progressivamente a nuovo, sono state restaurate le facciate delle abitazioni, diciamo, più storiche, sono state create strutture come parcheggi, eccetera. Quindi effettivamente mi sembra un ottimo modo per conservare quello che esiste, migliorare quello che si può migliorare e soprattutto valorizzare queste grandi ricchezze enogastronomiche che, se andiamo a scoprire, diciamo, anche le realtà meno conosciute, non abbiamo solo grandissimi formaggi diffusi in tutto il mondo, grandissimi salumi come il prosciutto di Parma o di San Daniele o il parmigiano o il grana padano, ma abbiamo tantissimi prodotti anche nei comuni più piccoli del nostro paese, abbiamo tantissime denominazioni d'origine di vini che vanno valorizzate, che vanno fatte conoscere al di fuori del territorio di produzione. E abbiamo dei piatti straordinari come quelli che si possono assaggiare in questa zona, anche qui a Volta Mantovana, ma si può dire che in ogni comune, anche a 5 km di distanza, c'è un piatto diverso che ha una sua storia e che deve essere fatto conoscere. E questo è un po' complessivamente lo scopo di questo premio. Quest'anno è toccato a Volta Mantovana, nei prossimi anni premieremo altri comuni o altre iniziative che puntino soprattutto a valorizzare le ricchezze straordinarie di questo territorio. Allora, Sindaco, le consegno Grazie. Il premio per questa prima edizione. Ringrazio il Consorzio Garda Hills per questo riconoscimento consegnato al Comune di Volta Mantovana. E soprattutto per l'attività che questo consorzio sta svolgendo, un consorzio che travalica anche i confini amministrativi, non solo quelli provinciali ma anche quelli regionali, e per questo ancora sicuramente di rilievo anche in vista di ulteriori future organizzazioni anche di carattere politico-amministrativo legate alla promozione del territorio. Volta Mantovana da diversi anni investe in questo settore della promozione dei prodotti tipici e della promozione del territorio in senso generale, e quindi siamo giustamente gratificati anche da questo riconoscimento e stimolati anche a fare sempre meglio questo tipo di attività che rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio.